Ciao Tamine, benvenuti nella mia cucina con le ricette segrete di Tami. Oggi prepareremo un buonissimo plum cake alle pesche. È un dolce da colazione goloso e genuino, ideale per una colazione nel caldo periodo estivo. Gli ingredienti per utilizzarlo sono pochi e semplici. Usando farina, pesche, panna e una bustina di lievito per dolci, porterete in tavola un plum cake soffice che piacerà a tutta la famiglia. Però prima, ascoltiamo la sigla. Iniziamo subito a preparare il nostro plum cake alle pesche. Quindi, per prima cosa inseriamo le uova. Abbiamo preso 4 uova. Quindi inseriamo le uova. Iniziamo a frustare leggermente. Inseriamo un po' di vaniglia o aroma di vaniglia, quello che preferite. E andremo ad aggiungere lo zucchero semolato poco per volta e continuando sempre a montare. Aggiungiamo un pizzico di sale . Continuiamo a montare. Aggiungiamo la panna per dolci e a questo punto andiamo ad inserire la farina 00 o la farina Manitoba e con un'aggiunta di 2 cucchiai di fecola di patate. Ah, un'altra cosa, mi raccomando, io vi consiglio di setacciare le 2 farine prima di inserirle al composto. Aggiungiamo la fecola, ricordiamoci sempre di ripulire i bordi, quindi di inserirli nel composto. In questo modo avremo un composto molto più omogeneo. Intanto ci blocchiamo per un attimo, mettiamo da parte il composto che abbiamo montato e andiamo a pulire le pesche. Andiamo a tagliare in fette, piccoli pezzi. Una volta che abbiamo pulito le pesche, riprendiamo il composto e che cosa ci manca? Il nostro lievito per dolci che andremo a setacciare. Una bustina sarà più che sufficiente e senza smontare l'impasto lo giriamo con la spatola, altrimenti potete dare un colpo di frusta in maniera molto leggera. Prendiamo uno stampo da plum cake, lo andiamo a imburrare e infarinare, però diciamo una maniera molto più semplice è usare l'antistaccante. Prendiamo una metà delle pesche, le andiamo a inserire, andiamo ad amalgamare e andiamo a versare il composto. Una volta che abbiamo versato il composto nello stampo, andiamo a inserire le pesche. Prendiamo un po' di zucchero o di canna, zucchero semolato, lo andiamo a spolverizzare sulla parte superiore. In questo modo darà una ottima caramellatura
al nostro plum cake. Miete amine, andiamo ad infornare. Inforneremo a 170 gradi per circa 25-30 minuti, poi dipende dal forno. Ventilato statico. Poi vi regolate voi e farete la prova stecchina. Andiamo! Ecco il nostro plum cake alle pesche, pronto. Ora è molto caldo, proviamo a sformarlo. Di solito consiglio sempre di farlo freddare completamente, però oggi facciamo un'eccezione. Adesso andiamo a spolverizzare un po' di zucchero a velo. Questo è il risultato. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Nel caso vi chiedo di lasciarmi un mi piace e iscrivervi al mio canale. E mi raccomando, ricordatevi di taggarmi nelle storie e farmi vedere i vostri risultati. Io avrò piacere di condividervi tutte. Ciao Tamine! Ora vi saluto. Alla prossima! Ciao!